nostra battaglia non è personale, è sul piano meramente politico e come sapete riguarda in particolare questo stato di cose, cioè il fatto che negli ultimi decenni la situazione dell'Umbria è pressoché di immobilismo totale, quindi congelato, una foresta pietrificata. L'immagine è quanto mai appropriata. La vostra epocale è quella della presentazione di una lista, Movimento 5 Stelle, di persone libere, competenti, pulite, senza compromessi. Molti sono neofiti, anzi direi pressoché tutti, della politica. Siete fiduciosi che riescano a avvicinare i cittadini? Certamente, perché noi stessi siamo cittadini, quindi la società civile è in prima linea. Poi sì, neofiti della politica, ma insomma abbiamo anche il primo che ne ho eletti alla Camera, abbiamo diciamo diverse persone che sono nell'agone politico in senso classico, diciamo, quindi del civismo da anni, quindi noi siamo fiduciosi che questi nostri candidati, gli aspiranti consiglieri, possano avere un ottimo esito. E l'età media? La media è attorno ai 38 anni. Conferma che in Umbria c'è una questione morale da affrontare? Certo, è proprio ciò di cui parlavamo in precedenza, la questione morale è al centro. La mancanza di tensione morale porta alle deviazioni che sono a tutti note e che hanno coartato il libero mercato, hanno distrutto il lavoro di generazioni, hanno portato la nostra ed altre le generazioni che seguono a fuggire via o ad abbassare la testa. Noi abbiamo deciso di dire basta, abbiamo quindi deciso di alzare la testa e le conseguenze si vedranno nei prossimi mesi.